stadio dei coppe. Calcio e rete. C'è l'Atletico Madrid, ormai si può essere sicuramente ottimisti. E per quanto riguarda naturalmente questi lusinghiere premesse, per ben arrivo, Asprilla. Subito su Asprilla, dichiara. Buon suggerimento per Asprilla. Molto vivace nelle battute iniziali. Ancora il colombiano va a recuperare un pallone. Subisce l'attacco di Juanito. Agilissimo. Pausa da parte, cioè gioco duro da parte dei difensori spagnoli, si sta avverando. Ci sono già stati tre falli piuttosto bruttini sui giocatori del Parma. Ben arrivo in rovesciata, parte Melli. Melli entra in area, ha superato con la Bell. Melli mette al centro per Asprilla. Michil, il presidente dell'Atletico Madrid, López, e ci sarà probabilmente ammonito. Colpo di tacco dell'Atletico Madrid che affida la direzione europea della Coppa delle Coppe. Questo grande ricatto stagionale. Melli a Asprilla. D'altra parte un fallo dopo l'altro può capitare. Speriamo, ripeto, che qualcosa accada. Fermi, tre centrocampisti interni, due punte. L'unica variante naturalmente è il fatto che non c'è la polizia. Asprilla. In ritardo sulla palla Asprilla. C'è un brutto lucca circolata su López al 26esimo minuto. Non aperti. Probabilmente questo è il giudice della Asprilla. Recupera. Va a dialogare con il brutto. La città di Asprilla. Solita. Casa Asprilla. Solo Tabal. Ancora Asprilla. Troppo solo. Con la poi ancora. Arma. Trattenuto. Drone. Asprilla. Sono Brolini. Sono sempre queste soluzioni molto larghe. Posto di zona di Asprilla. Questo è il padre, come dice, del colombiano. Tony. Può darsi anche che il riscaldamento dei giocatori citati in precedenza sia dovuto a questo. Ma la sensazione è più chiara. Non so nulla nella posizione del campo. Ecco qui la sessione di Correira su Attimo Cruz. Brolin e Asprilla. Ampio spazio per Asprilla. Asprilla contro solo Tabal. Lo punta Asprilla. Crossa molto largo. Non è tutto da rivedere al settimo minuto. Giumma Trecano in area di rigore. Ora insiste Asprilla. Prova a prendere in velocità López. Più veloce il colombiano. López concede il calcio d'angolo, neutralizza Asprilla. Mese arriva al massimo della condizione fisica. Non c'era motivo di pensare che Parma fosse quello sbiadito del primo tempo. Melli. Asprilla. Tiro di Asprilla, deviazione, pareggio. C'è il pareggio. Autorete sulla conclusione di Asprilla. 12esimo minuto del secondo tempo. Atletico Madrid 1, Parma 1. Tutti intorno ad Asprilla. Franche per un attimo del presidente Pedraneschi. Melli per Asprilla. E la deviazione pare per Abel. E può liberarsi nella sua ormai tradizionale. Melli dichiara. Va a cercare Asprilla, grande chance, e un gol strepitoso di Asprilla al 16esimo minuto. Stupenda l'assistenza in cross di dichiara Asprilla. È sicuramente in questo momento il giocatore più in forma, l'attaccante più in forma del campionato italiano. Il suo non ci sono deviazioni. Sceglie perfettamente il tempo, straordinaria la precisione del Boavista. E poi lo Sparta Praga, ancora il gol di Asprilla, molto sportiva stavolta Ginotti con autorità rinviato. Eira, è andata bene al Parma, intanto Asprilla scatenato, lo scatto di Asprilla contro solo Tabal, ancora Asprilla, superiorità numerica del Parma in attacco, Asprilla. C'erano Pizzi e anche Benar, che è preciso negli appoggi. Pizzi, di prima per Asprilla. La velocità di Asprilla contro Ferreira. Nettamente più veloce il colombiano. Esiste anche ad un attacco non proprio regolare di Ferreira.
giochicchia a sbriglia con Ferreira, con Ferreira lo disorienta con una serie di finte, mantiene possesso di palla molto intelligentemente, poi prova ad andarsene a Asprilla. È il videogame di cui parlava Carlo Nesta. E Asprilla rispetto al primo tempo dimostra di non avere assolutamente paura, perché in questo caso ha sì tenuto palla ma anche provocato i difensori spagnoli che di già non aspettano altro. Si presenta tutta in discesa per la squadra di Scala, anche se naturalmente non si può mai dire nel calcio. All'altezza della situazione possono esultare i giocatori del Parma e anche i tifosi inquadrati dalla l'Atletico Madrid è stato battuto in casa dal Parma per 2-1, le reti al 44esimo del primo tempo ne hanno più in corso. Bene, ricordo il risultato, Atletico Madrid 1, Parma 2. Noi possiamo restituire la linea a Roma dopo aver ringraziato per l'assistenza dallo...